Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un concerto che ho visto qualche giorno fa ed è un concerto del trio europeo di Steve Gadd. Steve Gadd è sicuramente uno dei batteristi più importanti nella storia della musica. Per alcuni è addirittura il più importante. Mi è già capitato di vedere Steve Gadd dal vivo in varie occasioni ed ogni volta diventa un evento perché naturalmente si ha a che fare con un musicista veramente straordinario. Il trio in questione era formato, oltre che da Steve Gadd alla batteria, da Michael Bleeker al sax e Dan Emmer all'organo Hammond. Steve Gadd è un batterista che ha fatto la storia per diverse ragioni. La sua versatilità, Steve Gadd ha suonato praticamente tutti gli stili musicali, dalla big band con Frank Sinatra, al pop con Paul Simon, al pop più sofisticato con James Taylor, con Al Jarreau, al rock blues con Eric Clapton, al jazz con Chick Corea e tantissimi, tantissimi altri. Un'altra grande caratteristica di Steve Gadd è sicuramente il fraseggio e il suono. Steve Gadd ha innovato il mondo della batteria con un fraseggio nuovo, che parte dalla conoscenza approfondita dei rudimenti. Che poi sono stati applicati sulla batteria in una maniera veramente unica, che hanno poi ispirato centinaia di migliaia, forse milioni di batteristi in tutto il mondo. Anche il suono di Steve Gadd è assolutamente riconoscibile e possiamo dire che è un batterista che si riconosce al secondo colpo, ecco. La musica di questo trio io la potrei definire un soft rhythm and blues. Ecco, forse il rhythm and blues è la musica che preferisce Steve Gadd. Anche il suo quintetto, americano in qualche modo ha radici profonde nel rhythm and blues. Questo trio europeo ha un approccio molto più morbido, molto più dinamico. Ecco, la prima cosa che veramente veniva fuori nell'ascolto di questo concerto erano queste dinamiche incredibili. Il tutto è stato suonato sempre con dinamiche tra il piano, il pianissimo, il mezzo piano, dinamiche veramente pazzesche. Ma in queste dinamiche Steve Gadd si trovava a suo agio con un groove sempre molto incalzante e sempre molto presente. E questa è stata la prima lezione che possiamo trarre da questo concerto. Dinamiche basse non devono mai corrispondere a un suono, tra virgolette, moscio. Ma la sfida da raccogliere è quella di avere le dinamiche basse con il tiro, con il groove. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo concerto e che mi accade sempre quando mi trovo davanti a grandi musicisti è il clima, l'atmosfera che si riesce a creare. Si sente che c'è qualcosa di diverso, qualcosa di magico.
E in particolare mi riferisco al modo in cui Steve Gadd porta i colpi sullo strumento. C'è una distanza tra questi colpi che è sempre unica, sia la distanza tra cassa e rullante quando lui fa il groove, ma sia la distanza anche tra i tom, tra come colpisce un piatto. C'è sempre una sorta di magia in questi colpi. Gran parte del concerto Steve Gadd lo ha suonato con le spazzole e con quattro spazzole, quindi due per mano, con l'impostazione match. Quindi non traditional. L'utilizzo delle quattro spazzole è un classico di Steve Gadd e questo lui lo fa per avere un suono ancora più pieno su questo rullante, e il modo in cui lui crea questi groove con le spazzole rimane unico e affascinante. Questo modo di suonare, anche con queste dinamiche particolarmente basse, ha creato una sorta di attesa. Cioè il fatto di rimanere lì ad aspettare il momento, ad aspettare il colpo, ad aspettare che arrivasse qualche cosa, che poi in verità questo qualche cosa è arrivato, ma parzialmente, perché in verità poi non c'è stato mai durante il concerto un momento esplosivo dove sono arrivati i bombardieri, ecco. Quindi questa attesa ha generato nel pubblico una sorta di approvazione alla minima variazione dinamica. A quel punto un mezzo forte dato su un crash risultava eclatante. Questo è stato veramente molto molto interessante e molto affascinante. Su un brano Latin, sempre molto soft, c'è stato il solo di batteria, attesissimo naturalmente. Steve Gadd ha tirato fuori un po' dei suoi cavalli di battaglia. Ripeto, non è mai stato eclatante. Abbiamo avuto sempre la sensazione che lui volesse in qualche modo farsi desiderare. Quindi le dinamiche sono state sempre controllate e anche il fraseggio non è stato mai molto fitto, sempre un pochino rarefatto, con tutti i colpi veramente sentiti, sia da lui che li faceva e sia da noi che li ascoltavamo, insomma. Le lezioni che possiamo trarre da questo concerto sono proprio la gestione del suono, il controllo e il fatto di pensare tutte le note, quindi dare una grande importanza anche al singolo colpo, un'intenzione, diciamo così, che unita alla grande personalità del batterista, crea questa magia e crea anche questa comunicativa tra Steve Gadd e il pubblico che lo ascolta, e rende obiettivamente quell'atmosfera unica, e in quel momento io mi sono reso conto di assistere veramente a un evento speciale. Se devo fare qualche piccola critica a questa esibizione, naturalmente non a Steve Gadd, ci mancherebbe altro, ma posso dire che ci trovavamo in una cornice unica. La location era proprio davanti al Colosseo a Roma, quindi
Quindi il fondale del palcoscenico era il Colosseo ed era speciale sia per noi spettatori, ma anche per i musicisti stessi. La serata era bellissima, un clima perfetto, pubblico delle grandi occasioni. Ecco, magari io mi sarei aspettato qualche brano in più. Il concerto è durato 1 ora e 10, uno o due brani in più non sarebbero guastati e avrebbero in qualche modo reso ancora più speciale la serata. Mi rendo conto che questa è una scelta ponderata. C'è anche da dire che Steve Gadd ha la sua età e probabilmente il tutto è stato pensato anche in relazione a questo. Un'altra cosa di questo concerto che mi è piaciuta un po' meno è stato forse il repertorio, che io ho definito soft rhythm and blues. In effetti il repertorio è molto leggero, non è un repertorio assolutamente di jazz. Le melodie sono molto semplici e le armonie di questi brani, forse, mi permetto di dire, per quello che è il mio gusto, un pochino scontate. Quindi da questi grandi musicisti mi sarei aspettato qualche arrangiamento più elaborato, qualche sorpresa in più, però mi rendo conto che questa è una scelta artistica che naturalmente va rispettata. La mia considerazione finale è che bisogna, a mio avviso, andare ad ascoltare questi grandi musicisti. Io credo che al di là della performance, quello che rimane dentro di noi è quella atmosfera, quella magia che si crea, ed è molto evidente questa magia, e che rimarrà nella nostra anima, nel nostro cuore, nel tempo. E allora andare lì ed assistere a questi eventi in qualche modo ci permette di assorbire un pochino della loro sublime arte. Bene amici, siamo arrivati alla fine, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Io continuo e continuerò ad adorare Steve Gadd e allora vi abbraccio, vi saluto, vi invito tutti quanti ad iscrivervi sul canale, fatevi sentire con commenti e like e noi ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao a tutti!